Ok, buongiorno. Sei pronta per Buongiorno. oggi? Sì, dai, devo dire di sì. Tu? Oggi andiamo a Tu esplorare sei il Parco pronto? Nazionale del Teide, super pronto. Prendi la prima uscita e rimani su TF324. Siamo da poco entrati nella corona forestale e iniziamo già a vedere il Teide ogni tanto ed è davvero bello. Lungo la strada abbiamo incontrato anche la pietra della rosa che si è formata con il raffreddamento della lava che ha creato questa forma a forma di fiore. Arrivati, fa abbastanza freddo e non ce lo aspettavamo. Ci sono circa 4-5 gradi e speriamo si alzi un po' la temperatura. Fa davvero freddo, non ce l'aspettavamo. Non ce l'aspettavamo davvero, quindi rinunceremo alla salita della vetta, purtroppo, però meglio così, dai. Proviamo a fare un pezzo del sentiero numero 11, anche se non credo che ci spingeremo oltre. C'è davvero molta aria e fa davvero freddo. Ok, siamo scesi e pensate che il primo progetto per la creazione di una funivia per arrivare alla vetta fu presentato già nel 1930. I lavori poi iniziarono nel 1962 e durarono solo un anno per trovare il punto giusto per poi iniziare appunto i lavori di costruzione. Poi i lavori veri e propri per la posa della funivia durarono 8 anni e finirono nel 1971. Poi ci sono stati anche dei lavori di ristrutturazione che sono durati dal 1999 al 2007. Noi alla fine siamo scesi e non siamo saliti fino alla vetta perché faceva davvero freddo e non avevamo decisamente l'abbigliamento adatto. Però per chi volesse salire fino in cima c'è bisogno di un permesso che si può chiedere gratuitamente sul sito dei Parchi Nazionali Spagnoli con un bel po' di anticipo. Noi l'abbiamo preso 3 mesi prima di venire qua. Gracias.
Dai Gaia, dici dove siamo appena allora, stati. Allora, siamo al centro dei visitatori del Portiglio, che è il Parco Nazionale del Teide e è gratuito. C'è una parte interna e una parte esterna invece che stiamo iniziando adesso. Cosa sono queste, Gaia? Sono le pieperine canarie. Che belle! Questo centro visitatori molto bello, ne? Questo fenomeno si chiama mare di nuvole e si chiama così perché i venti elisei spingono le nuvole lungo i pendii delle montagne dell'isola e si crea appunto questo mare. Guarda che bello, si vede pure la Gomera in lontananza. Dici Gaia dove stiamo andando? Stiamo andando sul vulcano El Ciñero, la cui ultima eruzione è stata nel 1909. Wow! Dai, dai, che siamo quasi arrivati. Questa... Questo è il Pinus canariensis. Ah. Tutti questi sono. Vile pensare che tutta questa è lava. Hai visto? Tutto pieno di lava. Ora diciamo che c'è stato un piccolo intoppo col sentiero e quindi stiamo facendo... Rifornimento. La strada non è proprio segnalata e non abbiamo trovato il vulcano. Quindi rifornimento e poi vediamo se riusciamo a riprovarci. Penso almeno abbiamo una bella vista. Buon appetito. Ok, il sentiero non è segnalato benissimo, seppur lineare, però il vulcano dovrebbe essere questo. La lava che poi si è solidificata nella sua ultima eruzione del 1909. Mamma mia, completamente pieno di lava. Sembra di stare quasi su un altro pianeta. Dove andiamo adesso invece? Comunque abbiamo notato una cosa stra interessante mentre venivamo via, ovvero che i tronchi degli alberi lasciano giù il nero dal carbone. Tutti sono così, tutti sono anneriti e ci verrebbe da pensare che ci sia stato un incendio. Esatto. Poi all'inizio del sentiero c'è anche questa che si chiama Can de Boca Cancreio, che abbiamo un po' snobbato, però merita anche lui. Eccola qua, Garachiccio! E Garachiccio? Garachiccio è questo? È questo? Lo rimandiamo domani, che siamo veramente stanchi. Un saluto! Ciao! Ciao ciao!